to make your worries go away. Sandro Cappelletto, The Young Beethoven, racconta gli anni dal 1770 al 1792. Sì, è il periodo della sua infanzia, della sua adolescenza, della sua prima maturità. Abbiamo immaginato con Marco Scolastra un percorso musicale, naturalmente, ricercando le tracce, le premonizioni, i primi segnali del genio che verrà, e ci sono tanti, numerosi, tante volte. E anche abbiamo voluto raccontare gli snodi fondamentali della sua vita. I suoi primi anni sono stati duri, difficili, faticosi, una situazione familiare che diventa pesante dopo la morte della madre, lui ha due fratelli minori, suo padre è completamente alcolizzato, lui diventa il pater familias, cosa fare, restare a Bonn, andare a Vienna, sono scelte decisive per la sua vita che lui prende. È un periodo poco conosciuto, ma se non avesse fatto certe scelte, tra le quali quella di iscriversi all'università, credo che non avremmo avuto il Beethoven più grande. Lei lo definisce un cucciolo con artigli e vista già affilati. Senz'altro, senz'altro. I temi che sceglie, degli approfondimenti, e il segno inconfondibile suo è questa passione per i contrasti, gli opposti, lo scontro, l'incontro, la dialettica, e questo già c'è, si percepisce in alcune delle sonate, delle variazioni, dei motivi che il maestro Scolastra suona, assieme al rigore della sua formazione, di cui testimonia una fuga che fa parte anche del nostro spettacolo. Marco Scolastra, è nei primi lavori per pianoforte di Beethoven che possiamo individuare il seme dei capolavori che verranno. Ci sono delle composizioni, quelle che facciamo in questo spettacolo, che sono state scritte dai 12 ai 25 anni, ma soprattutto dai 12 ai 18-19 anni. C'è una struttura più semplice, certo, di quello che sarà la struttura, gli sviluppi del Beethoven adulto, ma c'è lo stesso sentimento, ci sono le stesse emozioni. Un esempio, la piccola sonata, la Confusa sonata in fa minore, che per me è una piccola appassionata. La sonata appassionata è un numero d'opera 57, una sonata della piena maturità, del secondo stile, e questa è una piccola appassionata, più semplice, con degli sviluppi armonici molto più ridotti, ma c'è appunto la sua zampata, la zampata del piccolo leone Beethoven.